1.21, ultima edizione del nostro telegiornale. Buonasera, cominciamo subito con una notizia di poco meno di un'ora fa. Mezzanotte 34, una forte scossa di terremoto, 4.2 di magnitudo, è stata registrata di nuovo nel centro Italia. L'epicentro sarebbe a Colle Creta, una frazione di Amatrice, a 3 chilometri dalla cittadina che nell'agosto dello scorso anno è stata praticamente distrutta dal terremoto. Ipocentro a 8 chilometri di profondità. La scossa è avvenuta a 9 chilometri da Campo Tosto, dove ricorderete c'è una diga che ogni volta che c'è un terremoto crea delle preoccupazioni. È stata sentita insomma in tutto il cratere, che è stato già sconvolto nelle varie scosse che ci sono state da agosto fino a gennaio di quest'anno. L'ultima scossa così forte è stata registrata appunto il 18 gennaio. Al momento non ci sono altre notizie riguardo a danni, del resto, come ci ha confermato al telefono il sindaco di Amatrice Pirozzi, Amatrice e dintorni sono impegnate in questo momento nello sgombero delle macerie da distruggere. C'è rimasto purtroppo molto poco. Le prossime edizioni del telegiornale sicuramente vi aggiorneranno maggiormente su quello che è successo nelle zone terremotate colpite, ve lo ricordiamo, da una scossa di magnitudo 4.2. Veniamo adesso alla politica. È nato oggi il nuovo soggetto del centro-sinistra, sarà guidato da Pietro Grasso, si chiama Liberi e Uguali. Vediamo. La nostra sfida è affermare i valori della sinistra senza nostalgie o rimpianti per il passato, ma tenendo bene a mente il futuro. Dopo l'addio al PD, il presidente del Senato Pietro Grasso scioglie le riserve e scende in campo al fianco di MDP, Sinistra Italiana e Possibile, per guidare verso le urne la nuova lista unitaria Liberi e Uguali, prodromo di un progetto più ambizioso, la creazione di un nuovo ed ampio soggetto politico di sinistra capace di andare ben oltre le elezioni. Fare politica è un onore, non una vergogna, scandisce emozionato dal palco dell'assemblea organizzata da Speranza, Fratoianni e Civati al centro atlantico di Roma. Questa è la nostra sfida, battersi perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali. Io ci sono, dice Grasso, citando l'articolo 3 della Costituzione. L'unico voto utile è quello di chi porta in Parlamento le richieste della metà d'Italia che non vota, spiega Grasso davanti ad una platea affollata oltre le aspettative che lo applaude e lo acclama. Sulla discesa in campo del Presidente del Senato si fa sentire Matteo Renzi. Votare liberi e uguali è un favore a Berlusconi e Salvini, spiega il segretario Dema ospite di Fazio, che a Grasso augura comunque in bocca al lupo, anche se poi aggiunge caustico, bisogna capire se comanderà lui o D'Alema. Movimenti anche nel centro-destra, a cominciare da Fratelli d'Italia, che oggi nel congresso ha eletto per acclamazione Presidente Giorgia Meloni. Nel partito approda Daniela Santanchè, che ha lasciato Forza Italia. Non siamo figli di un Dio minore, ha detto Meloni, convinta del peso di Fratelli d'Italia nella coalizione del centro-destra. La stessa convinzione che ha Matteo Salvini, che ha rimproverato a Berlusconi di non considerarlo tra i papabili alla guida della coalizione. Berlusconi, che ha fatto sapere poi che accoglierà in Forza Italia Umberto Bossi, che non fa mistero di non condividere la linea di Salvini, lo ha ripetuto anche pochi giorni fa, quando ha commentato la mancata condanna dell'irruzione dei nazischin a Como. La riforma delle regole sulle intercettazioni, oggi è intervenuto il nuovo procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao. Intervistato da Lucia Annunziata, ha chiesto di modificare le attuali norme sulle intercettazioni perché, ha sostenuto, ostacolano le indagini della magistratura. De Rao si è detto favorevole anche ad un possibile intervento sull'articolo 416 bis del codice penale, modificabile nella misura in cui, ha spiegato, inserisce la corruzione tra le circostanze aggravanti del reato di associazione mafiosa. Andiamo all'estero. Dopo il ritiro dal patto sul clima di Parigi e dall'UNESCO, gli Stati Uniti di Trump lasciano adesso anche il patto su migranti e rifugiati. Trump che però è sempre più lambito dall'inchiesta Russiagate. Vediamo quali sono gli sviluppi. È una controffensiva domenicale a suon di tweet quella di Donald Trump. Nel mirino soprattutto l'FBI, che secondo il Presidente ha la reputazione a brandelli ed è colpevole di aver usato due pesi e due misure con Hillary Clinton e con il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale. A lei non è successo nulla quando ha mentito più volte sulla vicenda delle mail, mentre Michael Flynn ora ha la vita distrutta.
Ma è con un altro cinguettio che Trump potrebbe essersi messo davvero nei guai. Ha infatti involontariamente ammesso di essere a conoscenza delle bugie di Flynn al vicepresidente e all'FBI e proprio per questo di averlo licenziato. Un autogol che potrebbe costargli l'accusa di ostacolo alla giustizia. Tant'è vero che uno dei suoi legali è dovuto correre ai ripari e si è assunto la responsabilità di quelle parole. Trump ha anche smentito di aver fatto pressioni sull'ex capo dell'FBI Comey perché insabbiasse l'inchiesta su Flynn. Molto Russiagate, insomma, nei pensieri di Trump, che prepara però colpi di scena anche in politica estera. Martedì potrebbe annunciare il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele, anche se suo genero e consigliere frena, sta ancora valutando, spiega Jared Kushner. E adesso ci occupiamo del campionato di calcio, quindicesima giornata terminata con l'Inter sola in testa alla classifica e il Milan beffato al 95esimo da un gol segnato dal portiere del Benevento che così guadagna il suo primo punto nel campionato. Vediamo. A Marassi il match si decide nel secondo tempo, Dorian in vantaggio con il destro di Zapata. Ma in soli 11 minuti la Lazio colpisce due volte conquistando la settima vittoria in 8 trasferte. Pareggio con il destro in acrobazia di Milinkovic-Savic su sponda di Parolo. Il raddoppio dell'ecuadoriano Caseido in mischia sottoporta al 46esimo. Laziale quota 32 punti nella scia di un Inter che quasi due anni dopo torna a guidare la classifica in solitudine. Tutto facile contro il Chievo, a segno Perisic tre volte, Skriniar ed Icardi, sempre più capocannoniere con 16 centri in 15 partite. E rispetto allo scorso campionato i nerazzurri hanno un saldo positivo di 18 punti. Ma la classifica è davvero corta, 5 squadre in 7 lunghezze. Sabato si gioca Juventus-Inter, di nuovo derby d'Italia da scudetto. L'altra metà di Milano invece è ancora in crisi. A rovinare il debutto in panchina di Gattuso ci si sono messi due eventi storici. Il primo punto conquistato in Serie A dal Benevento ed il gol segnato dal portiere Brignoli 15 anni dopo Francesco Toldo con la maglia dell'Inter. Milan quindi raggiunta al settimo posto dalla Fiorentina, vittoriosa 3-0 sul Sassuolo. In Bologna-Cagliari 1-1, torna al gol Mattia Destro dopo quasi 7 mesi. Stasera si chiude dopo ben 4 giorni di partite con Crotone-Udinese e Verona-Genoa. È 1:28, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna domani mattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.